Lei dice: non sono un'attrice, sono nata attrice. Non so fare nient'altro, sono una donna assolutamente inutile se non salgo sul palcoscenico. È vero che lei era stata chiamata nei primi provini per fare la moglie di Faltozzi? Al provino Luciano mi dice: Anna, io veramente ti avevo chiamato per fare la parte della moglie perché ti ricordavo più brutta. Quanto era geniale Villaggio? Ma se uno è geniale lo è e basta. E lui lo era e basta. Non sono mai riuscita a diventare amica sua. E un giorno gliel'ho chiesto sinceramente. E lui mi ha risposto con molta sincerità: perché io amo quelli che sono arrivati, che sono ricchi e famosi. È un po' stronzo anche lui, come la Silvani. No, snob, è diverso. Faltozzi è stato l'unico uomo che io abbia mai amato veramente. Però non era firmato Anna Mazzamauro, era firmato Anna Silvani. Lei si è mai invaghita un pochino di Villaggio? Assolutamente no. Peccato, sarebbe stato uno scoop mondiale. No, perché poi non ero né ricca né famosa all'epoca, certo. quindi sì. Non mi avrebbe amato. Barbara ha chiesto a Villaggio: ma come mai lei ha scelto per fare la Silvani proprio Anna Mazzamauro? E lui ha risposto: perché serviva un cesso. Allora io ho risposto: sì, Paolo, un cesso sul quale avresti appoggiato molto volentieri le tue chiappe.